Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi faremo insieme delle ricette davvero facilissime da fare, velocissime, golosissime, ma non solo, sono comunque dietetiche e quindi perfette per una dieta equilibrata e sana. Partiamo subito dalla colazione. Oggi faremo insieme i Sernichi, spero che si pronuncino così, perché sono dei simil pancakes, però di origine ucraina. Sono fatti con la ricotta, 200 g di ricotta, un uovo, 2 cucchiai di farina che potete alternare alla farina di mandorle, un po' di zucchero, giusto un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale. Quindi create questo composto, mi raccomando la ricotta deve essere ben asciutta e vi aiutate con le mani e create questi cerchi, quindi simil pancakes. Aiutatevi anche con un po' di farina se per caso il composto è ancora un po' umido e poi questi li dovete semplicemente cuocere per qualche minuto in padella con un po' di olio. Io ci metto olio di cocco, quindi spennello un po' la padella e faccio cuocere sia da un lato che dall'altro per qualche minuto col coperchio, in modo tale che anche all'interno si vadano a cuocere bene. Questi poi li vado a servire con una salsa di lamponi e potete utilizzare anche i frutti di bosco congelati. Vado a mettere all'interno di un pentolino 125 g di lamponi, un cucchiaio di zucchero di canna e un cucchiaio di limone, di succo di limone. Faccio cuocere fin quando la salsa si addensa, dopodiché vado a filtrare la mia salsa, perché come ben sapete i lamponi hanno quei nocciolini all'interno e che danno un po' fastidio, e poi vado a metterla sopra ai miei sirnichi, spero che si pronuncino così. Vado a servire anche con un po' di lamponi e un po' di farina di cocco. Passiamo al pranzo. Quest'oggi ho fatto del farro con zucca e salsiccia, quindi la prima cosa che ho fatto è cuocere il farro in abbondante acqua, ci ho messo anche un pizzico di sale e l'ho cotto. In un'altra padella invece ho messo uno spicchio d'aglio, un po' di olio e un po' di rosmarino, ho fatto saltare un pochettino la salsiccia, dopodiché ci ho aggiunto anche la zucca a cubetti. Ho mescolato, ho messo il coperchio e ho lasciato cuocere fin quando il farro era pronto. Così ho preso un mestolo di acqua di cottura del farro, anche all'interno il farro, e ho fatto saltare il tutto fin quando l'acqua si è completamente asciugata. E il mio pranzo è pronto, ci ho messo all'incirca 20-25 minuti, tempo della cottura del farro. Passiamo allo snack, che so che è la parte che preferite. Oggi faremo insieme dei Kit Kat fit al cocco, facilissimi da fare. Avrete bisogno delle fette vasa, le dovete tagliare in 3 o 4 strati, dopodiché su ognuno di questi strati dovete andare a mettere della crema proteica. Io ho utilizzato la crema proteica al cocco della Food Spring, ma potete utilizzare la crema che preferite, la crema spalmabile che avete in casa. Quindi una volta messa la crema ho posizionato le fette di vasa una sopra l'altra e le ho messe nel freezer, perché devono essere ben fredde e congelate in modo tale da poterle immergere direttamente nel cioccolato fuso. Quindi vado a sciogliere un po' di cioccolato fondente e una volta che le mie fette vasa sono completamente congelate le vado a immergere nel cioccolato e le vado a decorare o con un po' di farina di cocco o, se vi piace, un po' di sale grosso. A me piace tantissimo il contrasto del sale con la cioccolata fondente. Le mettete in frigo a far rapprendere e le vostre barrette o i vostri Kit Kat fit sono pronti da mangiare. Attenzione, perché uno tira l'altro, sono davvero una cosa fantastica, buonissimi, dovete provarli, cioè dovete assolutamente provarli. Passiamo alla cena, una cena molto leggera perché ho fatto un'insalata di fagiolini e patate lesse con 2 uova sode. Ho cotto i fagiolini in acqua per circa 8 minuti, dopodiché li ho scolati e nella stessa acqua ci ho messo anche le patate, le ho fatte cuocere per circa 20 minuti, 20-25 minuti.
Una volta cotte anche le patate, le ho messe insieme ai fagiolini in un'altra ciotola dove ho condito con un po' di olio e un po' di sale. E nel frattempo, in un altro pentolino, ho messo a cuocere anche le mie due uova Come le sode. faccio? Le metto nell'acqua fredda, nella pentola, e quando raggiunge il bollore, conto all'incirca 9 minuti. Dopodiché le vado a mettere all'interno di una ciotola con acqua fredda e le lascio raffreddare completamente prima di sbucciarle. E questa è stata la mia cena. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Come sempre lasciatemi un like, lasciatemi anche un commento qui sotto, fatemi sapere se provate a fare uno di questi piatti. Sono curiosa di sapere come sta andando la vostra dieta, quindi mi raccomando, scrivetemi qui sotto, suggeritemi qualche piatto che mi fa sempre piacere, poi ho bisogno anch'io di idee, quindi ci scambiamo un po' le idee per i nostri piatti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao! Thank you.